Ma buongiorno, è troppo, chiedo. Voi non avete la più pallida idea di quante volte io abbia registrato questo filmato. Ma perché ogni volta si aggiungeva una situazione nuova, c'era qualcosa da dire, una svolta inaspettata? Non avete davvero la più pallida idea di quanto tempo io abbia buttato a questa puttanata. E nel mentre vorrei anche ringraziare Piero Semeraro che mi ha realizzato questo magnifico cartonato di una pantera che ho chiamato Ugo. La nostra cara pantera che mentre noi eravamo chiusi in casa, in zona rossa, a guardare su Netflix a We Meet Your Mother, con le lacrime che bagnavano le nostre rughe, si è fatta il giro della Puglia. Quindi noi, in questa meravigliosa circostanza... Ed essenzialmente questo è quello che succede alle vostre spalle, lice del marcio. Analizzeremo tutta la storia che poi ha portato la nostra amica pantera a diventare un serval africano nero. Io mi chiedo, ma perché diavolo una pantera? Non poteva essere anche un gorilla, un lama, non so, un Nino d'Angelo? Perché no? Come è potuto accadere tutto questo marasma, questo delirio? Dove è andata a finire la pantera? Ebbene, cari fratelli di pandemia, oggi risponderemo a queste domande. Narrando le gesta di questo essere mitologico, ma anche questo è un essere mitologico di notevole fattura, che beh, peraltro ho scoperto che a Bitfitto ci sono anche cammelli, una città meravigliosa, mi ci trasferirei. Ripercorreremo i suoi passi e cercheremo di dare una risposta a quasi tutto il materiale che ci è arrivato. Ma basta perdere tempo, sigla. Andiamo un po' di roba strana, su. Voglio di ballare con i meme in spiaggia. Voglio una Switch con Pokémon spada ed una pentamera per cambiare l'autocertificazione. Ok, ok, ora puoi cambiare. Sì, no, sì, no, sì, no. Scusatemi, nella mia testa era 10.000 volte meglio. Prima di iniziare la nostra storia dovete sapere una cosa. La questione pantera è addirittura diventata internazionale. Viene citata da The Guardian, dallo spagnolo La Vanguardia e dal tedesco Stoll. E prima di tutto questo marasma del 2021, la pantera era stata anche vista nel Foggiano nel 2020. Certo, non come è stata vista nel 2021, ma a tratti. Prima a maggio, poi a novembre e tra gennaio e febbraio è stata vista anche a Brindisi. E verso dicembre continua a aumentare questa tensione, che man mano si fa sempre più grande, enorme, fino a scoppiare definitivamente verso febbraio. Viene vista, indovinate dove? Nelle campagne di Marinelli. E vengo contattato per delle riprese col drone. La mia vita è una fottuta farsa. Però in questa circostanza le tracce non convincono. Infatti il nucleo Guardie Ecologiche ERA Settore Ambiente analizza e smentisce che queste tracce possano trattarsi di un felino, anche perché le orme testimoniano di come questo animale abbia le unghie. E i felini ce le hanno le tratti, è un po' un gattone, insomma. E anche un esperto di animali esotici allo zoo di Fasano smentisce che quelle possano trattarsi di orme di pantera, ma è tutto tempo perso. Da questo episodio, mano a mano, la storia della pantera si sposta sempre più verso il Barese. Praticamente un giorno Ugo se n'è assunto, ha detto non mi piace qui. E proprio questa storia viene ripresa però anche in modo decontestualizzato da una testata giornalistica monopolitana. E infatti il 23 gennaio questa testata lanciava l'allarme. Un paio di giorni prima questo animale era stato avvistato nelle campagne di Castellano. A Monopoli non c'erano ancora segnalazioni, ma c'era questo senso di tensione crescente. Segnalazioni che non arrivano nemmeno 4 giorni dopo, però la stessa testata giornalistica ribatte la notizia mostrando pixelate le foto dello scempio di un asinello, di un asino e di un vitello fatte da qualche predatore a ostuni. Dunque, ricordiamola, tutt'altra area regionale, ma venivano associate alla presenza della pantera di Castellana. E a Castellana cominciavano a fioccare le prime testimonianze, era stata vista prima rovistare tra i rifiuti, poi attraverso la... insomma, la tensione era alle stelle. Però il primo vero colpo d'acceleratore quando arriva? Il 6 di febbraio. Ah! Cominciavano a girare le voci, i dubbi, gli avvistamenti. La tensione era già alle stelle. Testimonianze di avvistamenti del cugino, del nonno, dello zio, che l'altro giorno ha visto la pantera e l'ha fotografata a 50 metri di distanza. Solo che di queste foto non è mai uscito nulla,
O quasi. Perché tutte queste testimonianze, con culmine il 10 di febbraio, erano iniziate intorno al 21 di gennaio. Ed è addirittura comparsa la prima fotografia dell'animale, che è questa fotografia qui. Questa roba qua è falsa, è chiaramente un falso, è stato appiccicato con Photoshop. Io potrei anche annoiare. Avevo preparato questo pezzo del filmato con tutta la spiegazione scientifica, con test, insomma, state pur certi che questa fotografia è falsa. Qualcuno un giorno alle 21:40 di sera gli è preso il male e l'ha appiccicata lì con Photoshop. E il 6 febbraio arriva la prima ordinanza del sindaco di Castellana, che vieta di fare attività all'aperto. Questo tipo di ordinanza poi farà scuola, verrà utilizzata da altri sindaci della zona nelle medesime caratteristiche per poter bloccare tutte le attività all'aperto, perché c'è la pantera che ammazza i bambini. E il 7 febbraio Monopoly Times scrive: non c'è più alcun dubbio, la pantera esiste. Tant'è che l'8 di febbraio a Castellana inizia la vera e propria psicosi. Tutti i cittadini credono di averla vista, ne sentono i ruggiti. A un certo punto sembrava quasi che la gente volesse essere mangiata da questa pantera. E cominciano ad arrivare le prime testimonianze anche fuori da Castellana, a Noci, a Putignano, a Casa Massima e ad Acquaviva delle Fonti. Il 14 di febbraio viene avvistata anche a Cassano delle Murge, dove il sindaco emette l'ennesima ordinanza dove vieta attività all'aperto, mentre diventa virale un filmato realizzato a Casa Massima. E ragazzi miei, cosa non è questo filmato? Io so che l'avete visto, però guardiamolo insieme, guardate. Sembra realizzato da Alfred Hitchcock. Mocca chi de murta, andò! Cambio paese! E la cosa bella, sapete qual è? Che molti di voi, durante il mese di febbraio, credevano davvero che fosse la pantera. Questa è una pantera. Non questa. Questa è una pantera, non questa. Questa è una pantera, non questa. Comunque, dopo il 15, le voci a Castellana Grotte si attenuano e il sindaco toglie il divieto di fare attività fisica all'aperto. Ma come disse Cristiano Ronaldo una volta arrivato alla Juve, ma il bello deve ancora venire, più o meno. Infatti la storia viene presa in considerazione finalmente anche dalla stampa nazionale. Il 14 febbraio, in un articolo della Stampa, il sindaco di Acquaviva delle Fonti dichiarava: mi è stato detto che sarebbe sfuggita dalla villa del figlio di un boss che al mercato mio padre comprò. Insomma, la pantera veniva utilizzata come presupposto per mettere in mezzo anche la mafia pugliese e chiaramente la stampa straniera. Piatto ricco, mi ci ficco. Per dovere di cronaca possiamo dire che questa storia della pantera sfuggita dal mafioso locale era già stata intrapresa dalla Repubblica. In un articolo del 22 gennaio intitolato "Pantera e libertà nel Foggiano, 15 uomini le danno la caccia, forse fuggita da casa di un boss". Tornando comunque a noi, il 16 di febbraio è il giorno degli ordini e controordini da parte dei sindaci della zona. Infatti due giorni prima il sindaco di Casa Massima aveva emesso un'ordinanza che vietava qualsiasi attività all'aperto. Però 48 ore dopo era stato tutto revocato perché non c'era traccia della presenza del felino. Ed è proprio in questo momento qui che diventa virale un filmato particolare, dove si vede questa pantera sfuggire dall'obiettivo del fotografo per poi nascondersi dietro a questa collina non identificata, decontestualizzata. Boh. E credetemi, la storia che si va a sviluppare su questo filmato qui ha dell'incredibile. Vi consiglio di non battere le palpebre, nemmeno per un secondo, perché potreste perdervi una storia più avvincente di quella di Lello e Angela, e non ci crederete, anche loro sono collegati in questa storia. Guarda dove cazzo vi sto portando con la mente. Ma come direbbe Rocco, prendiamola da dietro dietro. La cosa che più mi fa innervosire del materiale di questo esserino fantascientifico è che è tutto molto decontestualizzato. Dov'è questa collina? Dove, chi l'ha ripreso? Che cos'è sto posto? Peraltro il discorso è questo: dov'è questa collina in Puglia? È la Murgia, nella nostra zona, ragazzi. Però testate giornalistiche, come in questo caso quella di Lello e Angela, il quotidiano italiano, poi chiaramente specificando che non si tratta della nostra pantera. Sì, però c'è da capire una cosa: una persona che vede un filmato del genere magari poi lo rispedisce a un'altra persona senza che lui abbia capito nulla, che quella non è una pantera della nostra zona o comunque non è una pantera che esiste davvero. Perché vi dico questo? Perché facendo un paio di ricerche su internet si va a scoprire la vera provenienza di questo filmato. E voilà, ecco la vera fonte del video. Non in Puglia ma in Umbria, a Gualdo Tadino. Ma attenzione, perché qui si apre un mondo. Dovete sapere che questo filmato è girato molto su WhatsApp. La prima cosa che ho notato però era la qualità del filmato e anche
che su YouTube c'è una qualità particolarmente scrausa, perché il 720, per quanto sia un HD non propriamente definito, risulta comunque godibile su YouTube senza sbavature di nessun tipo. E poi perché c'è questo zoom? Cioè questo zoom qui in questo preciso istante non è ottenibile nemmeno dai moderni smartphone. Un'altra cosa per dire l'andamento strano della pantera anche in base al movimento del veicolo. Tutte cose strane. Ebbene, quella definizione così in marcia serve a mascherare alcuni difetti del montaggio, perché sì, è un montaggio. E non fraintendetemi quando dico il fatto che la definizione, nonostante sia in 720, è un lavoro ben fatto, attenzione. Praticamente chi gestisce questo canale ha preso la silhouette della pantera da un filmato, probabilmente l'ha ritagliata con After Effects e ha impostato dei livelli sulle colline in modo che poi insomma la pantera scompaia appena vede la collina. Questa cosa la noti solamente se bazzichi nell'ambiente del making. Se invece sei una persona normale che vede il video su YouTube e vede la pantera e sul magari sulla descrizione c'è scritto pantera nelle murge, tu dici oh giuto, oh ah! E a un certo punto l'ho presa davvero sul personale, perché molti ci stavano cascando, non riuscivo a stare dietro a tutti e ho realizzato un piccolo filmato letteralmente in 5 minuti dove spiegavo in maniera neanche troppo approfondita, se devo dirla tutta, che cosa non andasse in questo filmato. E nonostante il video l'avessi caricato in un canale con praticamente zero iscritti dal nome Alibaba, quindi ciao, nei suoi difetti è diventato addirittura virale, tanto da essere citato da una testata giornalistica. E sono arrivati anche dei commenti. Il primo recita: ora c'è la pantera, però è ovvio, tu sei del nord, vaffanculo a mamma ta va. Sapete ragazzi, io sono stufo. Io voglio rendere il mio mondo, il vostro mondo, un mondo migliore. Un mondo dove non esista ignoranza, non esista mediocrità e soprattutto non esista paperissima sprint. La cosa buffa è che leggendo questo commento, tutti questi tre elementi vanno a unirsi, generando nel mio corpo una sensazione spregevole, un po' come quando qualcuno condivide i post di Nicola Porro. Sensazione sgradevole e meschina. E sono qui per dirvi una cosa, lo vedete questo commento? Lo vedete? Non si può che migliorare, perché voi siete migliori. Piano piano tutto questo finirà e lì si potrà ricominciare. Chiaramente, quando ho risposto a lui, non sono stato così tranquillo e soprattutto non sono stato così morbido, tant'è che a un certo punto ho deciso argutamente di cancellare il commento. Non ho fatto in tempo nemmeno a fare uno screenshot. Un codardo, non c'è che dire. Ma tornando al filmato, a un certo punto ho pensato, vabbè, l'abbiamo sgamato, basta. Sarebbe veramente da psicopatici cercare la vera locazione del posto dove è stato girato questo filmato. Quindi abbiamo alcune informazioni. Gualdo Tadino, la strada di campagna, la luce del sole è più vivida verso la parte sinistra di questo cielo e due montagne. E quindi questa visione è per forza di cosa rivolta verso est o verso ovest? Rapida ricerca dei monti più importanti di Gualdo Tadino. Monte Nero e Monte Maggio. Mi piace. Prendiamo le montagne e utilizziamole come soggetto. Focalizziamoci sulla direzione puntata dalla telecamera, Street View, ed eccolo. Ecco il punto preciso. Ho bisogno di una vacanza. Per snellire un po' quello che è il mio resoconto, io ho davvero 40 pagine di sceneggiatura qui, cercherò un attimino di tralasciare alcune testimonianze meno importanti, arrivando così però al 18 febbraio. Sui social cominciano ad arrivare le voci che la pantera sia vicino all'ospedale di Venere, a Carbonara, la periferia sud di Bari. Qui vengono interpellati i veterinari dell'ASL, polizia locale, senza il minimo riscontro anche in questa situazione. E in questo caso si comincia a parlare di fake news e soprattutto incomincia a nascere la paura che tutte queste fake news possano intralciare il lavoro degli specialisti. Per questo motivo viene prodotto un decalogo composto però da 6 punti, non chiedetemi il perché, con dei toni che però non sembrano in alcun modo tranquillizzare la popolazione. Guardate qui che roba. La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione agli spostamenti in aree periferiche, poco frequentate e scarsamente illuminate, soprattutto nelle ore crepuscolari, notturne e nelle prime ore del mattino, evitando in particolare attività quali passeggiate e sport all'aperto.
all'aperto. Conferimento di rifiuti, conduzione di animali da compagnia, prestare attenzione all'utilizzo di seconde case poco frequentate, in particolare case di campagna isolate, mantenersi a distanza da case abbandonate e ruderi, cataste di legno, materiali edili abbandonati, avvicinarsi con grande cautela e attenzione da alberi di... Insomma, c'era una cagazza generale. Vista e considerata la grande delusione del non avvicinamento della pantera al centro storico di Bari, un fotografo ha pensato bene di fare dei fotomontaggi e anche a Cisternino, insomma, si è fatto un bel giretto nelle campagne. Voi eravate in zona rossa? Lei no. E intanto sul sito di Italia Ambiente la pantera pugliese è stata inserita ufficialmente in una forma caratteristica di folklore nazionale. I grandi felini esotici che nessuno cattura mai e che si vedono ormai da 50 anni. Che meraviglia! Sapete, quando è iniziata questa storia ero molto eccitato dall'idea di poter filmare questo animale. E così, preso da questa libidine, ho comprato questa fototrappola. Eccola qui. E in realtà, sapendo che filmare una pantera era pressoché un'utopia, mi sono dato un obiettivo specifico. Filmare un tasso. Perché il tasso? Perché è un animale che da un po' di tempo nelle nostre zone non si sta facendo più vedere. E quindi sarebbe stata una bellissima cosa poter dare notizia del suo ritorno. Quindi l'ho piazzata nel punto dove è stata intravista la pantera marina, che peraltro è una mia terra, non so se l'ho detto prima. E questa qui è la breve raccolta di tutto ciò che ho filmato. È bastata una sola notte per riprendere una volpe. Poi gatti, ghiandaie, storni. Ecco perché non cresce mai un cavolo qui. È una gazzaladra. Bastarda. Perché bastarda? Perché a un certo punto ha capito in qualche modo che la fototrappola era aliena in quel contesto e ha associato la sua presenza alla presenza di cibo. Perché all'inizio ho messo qualche pezzo di prosciutto per attirare gli animali e per poterli filmare meglio. Trovava il cibo, se lo mangiava e mi guardava pure male. Bastarda. È come se mi dicesse sì, continua pure, povero coglione. Da qui tanto non mi muovo. Bastarda. Con le belle giornate, con le meno belle, addirittura con la neve. Bastarda. E così, tra un gatto e una gazzaladra, appare lei, la pantera. Più o meno, dai. Niente di che, altri gatti, altre gandaie, la marcia di giganti colossali, sempre la solita gazzaladra, insomma. Niente di nuovo. Quindi ho deciso di spostare la fototrappola in un canalone verso Pistone che veniva utilizzato dai nostri nonni per scendere la collina e andare a lavorare la terra di qualche masseria ai tempi. E non ci crederete, dopo una volpe un pochino titubante, eccolo lì, il tasso. Missione compiuta. E quindi, come finisce questa storia della pantera? Alla fine della fiera le notizie sono sempre le stesse. Viene avvistata la pantera è altro e si passa alla segnalazione successiva. È sempre così. Fino al 13 marzo, giorno in cui mi viene inviata una clip devastante, che spezza il mio credo e mi concede il dubbio. Oltre che un nuovo taglio di capelli. Viene ripresa questa pantera, probabilmente da una telecamera a circuito chiuso, intenta a cacciare. La pantera vede un cane, lo addenta e poi è la natura. Qui purtroppo non posso dire nulla. È una pantera. Una pantera che si pappa un cane. E quindi col viso bagnato dal pianto, io saluto tutte le mie vecchie affermazioni e considerazioni. Arrivederci. E ci vediamo per un prossimo filmato che parlerà, non lo so, di Salvini. Ciao. Volevi? E invece no. E dovete sapere una cosa, io in questi mesi non mi sono mosso da solo, io ho sviluppato conoscenze che poi si sono tramutate in amicizia e una delle persone che mi è stata a fianco durante questi mesi di ricerca e di distopia universale è il caro vecchio Michelangelo Schiavone, ispettore ambientale ERA, una persona stupenda che ha una grande considerazione dell'ambiente, lotta contro chi lascia merda e sporcizia nelle nostre campagne. Credetemi quando vi dico che ogni tipo di materiale che avete visto è passato prima dalle nostre mani per analizzarlo e per smentirlo. E infatti nell'arco di mezz'ora abbiamo capito che si trattava di un filmato non realizzato in Italia. L'unica cosa a cui mi potevo appellare era la data. E infatti c'era un formato strano, non si capiva se quello fosse il mese, il giorno e poi l'anno, oppure fosse il giorno, il mese e poi l'anno. Era strano. E poi perché far girare questo filmato solamente il
13 di marzo se la clip è stata realizzata il 2, oppure peggio ancora a febbraio. Se è stata realizzata a febbraio, perché farla girare solamente a marzo? Anche in questo caso è presto detto, è un filmato realizzato in India. Infatti basta scrivere su YouTube Black Panther Attack Dog e lo trovi subito. E vabbè. Nel mese di marzo è stata filmata nuovamente nelle Cese. Poi è tornata a Ostuni perché si sa, si torna sempre dove si è stati bene. E ad annunciarlo è stato il sindaco di Ostuni, che giustamente in questo caso parla di grosso animale sulla nostra costa, mettendo un pochino le mani avanti, viste e considerati i precedenti. Dopodiché è stata nuovamente, cioè nell'arco di un giorno è stata vista a Ostuni e poi nuovamente nelle Cese, da un autista con il solito copione già visto e rivisto, e infine a Matino, dove è stato ripreso l'ennesimo diavolo di gatto. Ragazzi, l'erba accarezza le palle alla pantera, scusate il francesismo. Mi piace anche il tocco registico, perché quando magicamente l'animale incomincia a muoversi, subito si stoppa la registrazione. Vabbè, dettagli. Nei giorni successivi la Repubblica prende uno screen di questo filmato e ribatte la notizia di un nuovo avvistamento della pantera, ma viene giustamente perculata perché sembra un quadro impressionista. Poi succede una cosa meravigliosa: arriva il Deus Ex Machina. Avvistato un serval nero a Bari. Perché? A quanto pare nel quartiere San Paolo di Bari è presente questo rarissimo animale, addirittura con una cucciolata di 3 esemplari. Quindi la ricerca è finita, prendete lo spumante, abbiamo la nostra bestia. Tutti contenti, tutti felici, tutti appagati, ma il mondo non funziona così. Anche in questa situazione ci sono mille incognite. La mia domanda è questa: se si stava cercando una pantera, perché secondo la stampa e alle autorità competenti c'erano prove inequivocabili della presenza di una pantera. Ora, questo animale che fine ha fatto? Perché da quel che si sta leggendo su internet in questo momento, l'animale che stavamo cercando fin dall'inizio era proprio questo serval. È un'auto super cazzola, praticamente stanno dimostrando anche loro che tutto ciò che abbiamo visto fino adesso è una puttanata immensa. Chi lo sa? Comunque il veterinario di Fasano dice sia morta di freddo, un po' come me che nel mio studio tocca accendere la stufa anche a maggio, altrimenti divento un gelato al pistacchio. La mia vita è un'agonia. E che questo serval, preparatevi, debba essere abbattuto per preservare l'ecosistema. Ma povera. Un ending più devastante dell'attacco dei giganti. Ora io capisco assolutamente la buona fede del veterinario che ha detto questa cosa qui, perché bisogna preservare l'ecosistema. Ci sono state anche altre situazioni come il gambero americano al nord che sta impestando i nostri fiumi. Però qui il discorso è diverso. Stiamo parlando di un animale rarissimo, se è vero che c'è un serval nero a Bari. Il serval nero è rarissimo. Pure esiste un articolo del National Geographic che ne parla con toni sensazionalistici, giusto per dirne una. Non c'è bisogno nemmeno di specificare che le foto che stanno girando adesso sono foto scattate in Africa. Cioè, noi l'unica fotografia che abbiamo del serval nero è questa roba qui, che non si capisce niente. A proposito, sapete che esiste anche il serval bianco, la versione albina? Beh, guardate quanto è caruccio, bello. È rarissimo, però è... ecco, è bello. Giustamente voi vi starete anche ponendo il dubbio: ma che diavolo ci fa un serval nelle nostre terre? E che cosa ci fa con 4 cuccioli? Con chi si è accoppiata? Si può accoppiare con i gatti. E da questo accoppiamento nascono i gatti savanna, che vengono successivamente suddivisi in base alla genetica. Faccio un esempio. Le generazioni vengono classificate con la lettera F. Se dal primo accoppiamento tra un serval e un gatto nasce un savanna, quello sarà un savanna F1. Nella seconda generazione, dove il serval è il nonno, quella sarà la F2, e così via fino ad arrivare alla F5. La commercializzazione di questo tipo di accoppiamento tra il serval e il gatto è vietato fino a F2. Si può detenere legalmente un gatto con geni serval dalla F3 in poi. Quello che voglio dirvi è questo: che statisticamente è molto più probabile che sia un savanna nero piuttosto che un rarissimo serval nero. Ho la certezza di questo? Assolutamente no. Così come non ho la certezza che in realtà una pantera non sia mai esistita. Io adesso ho fatto semplicemente un piccolo resoconto di tutto quello che abbiamo passato, delle notti insonni a guardare i filmati della pantera che va oltre la collina e a piangere perché non potevo dimostrare che quella roba lì era falsa. Comunque, avremo la certezza che questo animale sia un savanna non appena verrà
verrà catturato. Notizia peraltro di un giorno fa rispetto alla registrazione di questo filmato: è stato catturato il serva, ma poi hanno scoperto che era un gatto nero, quindi si ricomincia. Quindi avremo la risposta non appena questo animale verrà catturato, sempre ammesso che in questa fotografia non venga ritratto un ennesimo gatto nero. La smetto, basta così. Ragazzi, abbiamo finito, io non posso crederci, voi non avete idea del lavoro che c'è stato dietro questo filmato, 40 pagine di sceneggiatura. Peraltro l'ho dovuto registrare 4 volte perché ogni volta si aggiungeva sempre più carne al fuoco. Poi è arrivata la bomba, serva al catturato, serva al visto. Alcune battevano notizia, è stato catturato il serva, altre invece no, non è stato, un casino. Quindi con questo filmato, guardate, non voglio dirvi che non esiste la pantera, metti il caso che poi arriva veramente la conferma. Io non ne voglio sapere niente, però con questo volevo dimostrarvi che tutto ciò che è girato è falso, decontestualizzato. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Io adesso vado a dormire, sono stanco. Tutta questa storia è lontanamente equiparabile a quella che è successa, a quella che è successa in Giappone quando è stato trasmesso l'episodio di Porygon di Pokémon. Una psicosi di massa allucinante, ma questo ne parla Seidonia. Se volete andate a vedere quel filmato perché è davvero molto interessante. Ciao a tutti. Mamma. E se andassimo a Torre Canne? Lì non t'hanno ancora vista. No? Ok, va bene.